Benvenuti a una nuova puntata di Voci di Valle, tutta ambientata tra la Malga Bosque Brusà e il vicino sentiero geologico. Siamo sulla Malga Bosque Brusà, in comune di Falcade. Siamo con Herman Folador, che è il custode. Buongiorno Herman. Buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio sapere da te perché si chiama Malga Bosque Brusà. Perché anticamente qui c'erano i carbonai e facevano carbone. Qua il bosco non ce n'era praticamente. Quindi non c'entra niente con un eventuale incendio? No. Era perché infatti, qui c'erano quelli che chiamavano una volta i poiat. Esattamente. Facevano le aree carbonili. Infatti ce n'è ancora una qua sotto che si vede, e da certe parti si vede proprio ancora la terra, se la tocchi si vede proprio il carbone. Il carbone. Da quanti anni la tua famiglia gestisce questa malga, Herman? Sarebbe la 50ª stagione, sarebbe. Ha cominciato prima mio nonno, dopo mio papà, e 3 anni fa ho preso in mano l'azienda io. Ah, quest'anno sono qua facendo pascolare le mie vacche, solo le mie, perché purtroppo, come problema che c'è anche su tante altre malghe, il bosco sta avanzando. C'è stato il problema di vaia, adesso c'è il problema del bostrico. Dopo comunque qualche nevicata ha fatto cadere venti, hanno fatto cadere ancora alberi, e purtroppo non solo qui ma su tante malghe bisogna recuperare il pascolo. Quello sì è un problema abbastanza grosso. Adesso abbiamo la malga in ristrutturazione, come non è l'unica comunque in comune di Falcade, però avrebbe bisogno anche di una strada di accesso sicuramente migliore, in quanto quella che attuale è percorribile a stento con un quad o con una moto da trial. La malga è invece in una posizione molto bella, difatti basta guardare il panorama che abbiamo qua, abbiamo anche un sentiero geologico molto interessante, e dal punto di vista turistico è una zona da valorizzare ulteriormente, sia dal punto di vista geologico, e comunque qui abbiamo anche molta fauna presente, abbiamo camosci, abbiamo caprioli, anche cervi un po' più basso, e è una zona di molto interesse, andrebbe valorizzata ulteriormente, anche se comunque già qualcosa si sta muovendo. Poi io vedevo che venivano parecchi turisti anche comunque dal Trentino a visitare le nostre malghe, specialmente perché nelle nostre malghe si lavora ancora il latte proprio in loco, e quindi abbiamo dei prodotti di malga proprio fatti in malga che acquistano una tipicità praticamente del luogo. Ogni malga ha il suo formaggio tipico. Ogni malga ha il suo perché, ogni malga ha le sue erbe diverse. Puoi prendere lo stesso casaro, farlo lavorare sulle diverse malghe, comunque è l'alimentazione della vacca che fa il latte, e dal latte si ottiene il formaggio, che comunque è diverso di caratteristiche da malga a malga. Comunque vedo che c'è anche un po' un ritorno, diciamo, all'agricoltura in montagna. Qualche giovane ha voglia di... Ho visto per esempio ultimamente anche che c'è qualcuno che ha messo su anche piccole stalle di capre. Quello anche è molto interessante per montagne come le nostre, è un po' un ritorno quello del settore caprino, è interessante, anche se comunque andare in malga non ci si può improvvisare dalla sera alla mattina a diventare malgari. Io sono praticamente nato qua e questa malga la conosco sasso per sasso, albero per albero, e conoscere tutti i pericoli, i burroni non è facile. Certe malghe sono facili, sicuramente questa no, perché ha pendii non indifferenti, ha comunque lastroni dove le mucche se vanno sopra si fanno male, e non è proprio facile questa come malga. Ora volevo un po' di storia di questa malga che ho studiato, ho recuperato anche fotografie, così. Questa malga prima del 1922, per esempio, qua c'era un teaz e la casera era molto più piccola. Dopo nel 22 hanno fatto su la stalla più grande, hanno ingrandito anche la casera, poi è stata ristrutturata nel 53. Dal 22 hanno fatto i primi bandi d'asta, e anche se non sono proprio andati a buon fine. Dopo è stata monticata comunque dalla famiglia Pescosta fino al 37, stagione 37-38, poi è rimasta abbandonata per 3 anni, e poi è stata gestita anche da
pastori con le pecore passavano di qua, e c'era anche il Malgaro e il Malgailac per allungare un po' la stagione. Finito Malgailac portava le vacche qua ancora per 15-20 giorni, anche se comunque sta malga non ha mai monticato di più di 24-25 bestie, per esempio, è sempre stata piccolina. Poi è stata abbandonata dal 55 fino al 73, quando l'ha presa in mano mio nonno e poi successivamente mio papà e io. Sono state fatte le ristrutturazioni nel 90 e poi qualcosina un po' all'anno, fino ad arrivare a quello che c'è adesso, all'ampliamento della stalla, e poi vedremo se verranno fatti ancora ulteriori lavori. Ecco, com'è cambiato il modo di gestire una malga da 50 anni fa adesso? Cioè adesso volge sempre di più verso una vocazione turistica, giusto? Sì, logicamente. Una volta portavano su le vacche al pascolo per portarle via dal paese mentre si faceva fieno, e per star qua su e fare formaggio in malga, lo consumavano loro, lo davano indietro ai proprietari in parte ai proprietari delle mucche. E invece dopo, col passare degli anni, con la venuta del turismo, hanno cominciato a vendere i prodotti ai turisti, a fare comunque da mangiare in malga con prodotti locali e propri, e questa è una cosa che comunque vedo che il turista apprezza molto. Insomma, l'agriturismo viene molto apprezzato, specialmente in questi anni. Siamo esattamente all'inizio del sentiero geologico. Qui siamo nella frazione di Marmolada e il sentiero geologico finisce esattamente nei pressi della malga Bosque Brusà. Mauro Valt, che è qui con noi, è, diciamo, uno dei promotori di questo bellissimo percorso. In realtà adesso ce ne parlerai, è Vittorio Fenti, il curatore, giusto? Giusto. Ecco, ci vuoi descrivere appunto questo sentiero geologico, anche se in pochi minuti non è così semplice? Il sentiero geologico nasce da una bellissima intuizione dell'amministrazione comunale di Falcade assieme al professor Fenti, i quali alcuni anni fa hanno messo in sicurezza il sentiero che porta qui dall'abitato di Marmolada alla cascata delle Baresse, e hanno allestito lungo il sentiero una serie di pannelli esplicativi della geologia locale della Valle del Bioris. Il sentiero è arrivato al ponte delle Baresse, ma poi è proseguito verso la malga Bosch Brusà, dove ha termine il sentiero classico. Questi pannelli sono stati chiamati STOP, dall'1 sì. al 14, se non sbaglio. Esatto, allora il sentiero nasce proprio con l'idea di vedere e descrivere la geologia, e quindi STOP, ti fermi, e attraverso i pannelli andiamo a descrivere quello che c'è lì attorno, a toccare con mano e a osservare gli elementi di questa geologia, che è la parte di rocce di 250 milioni di fa, che fa parte delle rocce più antiche, se vogliamo, che abbiamo qui in Agordino, fra le più antiche, e che possiamo vedere e toccare con mano fino in cima. Insomma, quello che vediamo lo possiamo anche capire in maniera semplice, fin dove è possibile, ecco. Perché proprio in questa zona il sentiero geologico? Ma in questa zona perché ha il terreno delle caratteristiche che si prestano a osservare il territorio, le rocce, come avviene in altri contesti geologici delle Dolomiti, ma qui è facilitato. E poi anche per il grande amore del professor Fenti per la sua terra, per la sua valle, di questo sentiero geologico ha realizzato anche una guida di sua spontanea volontà, ha realizzato anche fatto promotore di tesi di laurea dei siti vicino a questo sentiero geologico per descrivere la geologia della valle, per permettere alle persone, sia quelle che hanno capacità un po' più forte di arrivare a Bosch Brusà, ma anche alle semplici famiglie che possono arrivare alla cascata delle Baresse, vedere la geologia, vedere questo bellissimo canyon del torrente Gavon, vedere anche la meravigliosità delle cascate Baresse, che non siamo abituati a vedere la cascata del ponte, anche dalle vecchie fotografie, ma la tempesta Vaia ha distrutto una parte del bosco e ci permette di vedere anche dei salti d'acqua che prima non si potevano vedere, sono veramente, veramente belli. Molto, molto suggestivi. Ecco, la geologia di per sé è estremamente anche complicata da spiegare, sì, che però il professor Fenti la facilita per la sua, sì, capacità, diciamo, di elaborare
semplicemente questi concetti. Qui la zona è molto suggestiva e facilitata dal fatto che è avvenuta una frana quanti migliaia di anni fa? Ma allora tutto nasce dal ritrovamento che c'è stato alla base del torrente Gavon, alla confluenza col torrente Bioys, di alcuni cippi di legno. Durante un'ondata di piena sono emersi dei cippi di legno che sono stati datati col carbonio, secondo metodologia, sono anche rappresentati in questa parte del pannello, e sono di 3.000 anni fa. Quindi vuol dire che quella frana, o una delle prime, è stata 3.000 anni fa, da cui è nato poi l'insieme. La capacità di illustrare la geologia del professor Fenti e dell'insieme si è voluto anche cercare di arrivare ancora più vicini, per cui oltre ai 14 pannelli che tu dicevi prima, sono stati ampliati, sono stati messi degli altri pannelli con fondi fatti da volontari per illustrare altre caratteristiche di questo sentiero. Abbiamo trovato delle leggende, che tratte anche dal libro Leggende Gordine, delle leggende di Falcade che sono collegate strettamente col sentiero geologico, la boa delle Sopponde, i carbonai del Bosco Brusà, raccontano tutti eventi che sono legati al torrente, per cui anche un contesto, oltre che geologico, culturale più ampio, per facilitare alla gente a guardare sì la geologia, ma a guardare anche un qualcosa di contesto diverso, insomma. Sì, ecco. Fare viaggiare la gente con la fantasia, sì. Ma concretizzandola nel contesto anche scientifico. Sì, certo, certo. E questa frana famosa che noi vediamo rappresentata qui e che è benissimo rappresentata nel testo appunto del Fenti, praticamente è un libro aperto della geologia. È un libro aperto della geologia. Facilita anche proprio la spiegazione. Sì, ma oltre a questo, oltre al sentiero, abbiamo voluto, per avvicinare la gente, per vedere sia il sentiero geologico, ma per vedere anche l'insieme, fare dei cartelli più semplici, che alcuni sono esposti in qualche rifugio della valle, ma anche alla chiesa di Sappada, dove c'è un balcone si può osservare. Avremo modo di approfondire il contesto. Sì, con vedere le montagne, vedere c'è una geologia e quindi richiamare e spingere, invogliarli a percorrere il sentiero. Ecco, tutto qui. Un'altra cosa che per valorizzare un po' il sentiero, l'insieme, è appena uscito il libro 9 locali della Valle del Bioys, e sarebbe l'idea di numerare i siti, il posto camminando, secondo i nomi che sono inseriti nel libro, quindi per dare un ulteriore valore aggiunto. Questo libro, quindi, è Soccorso Alpino, Stazione Val Bioys, sì. Che ha promosso questa... Ha fatto questo libro sui nomi locali del comune di Falcade, e allora perché non prendere i toponimi che ci sono lungo il sentiero e mettere un cartello qui sei, località Sopponde. Che non sono mai casuali e mai banali. E mai banali, esatto. E mai banali. Sì. Che scopriamo che molto spesso magari possono essere casuali i toponimi, ma l'80% dei casi sono specifici per un determinato... richiamano comunque un contesto storico, eccetera. Quindi magari richiamando uno che le vuole capire una leggenda, vede anche la geologia, vede il sasso o il cristallo, oppure il fossile che si può trovare all'interno del torrente, che è interessante che la confluenza del torrente Marmoladella e del Rive Gaon, che ci sono molto spesso, si portano dentro le scuole rischie della nostra valle, e cerchiamo se ci sono dei fossili, si trovano insomma alle volte. Insomma, per concludere, il percorso geologico qui presente è forse chiude il cerchio di tutta una storia bellissima della nostra vallata, insomma, giusto? Vogliamo provare a fare un cerchio e non abbiamo definito la dimensione. Per cui se si chiude poi cambieremo diametro. Cioè, i bambini delle scuole elementari possono benissimo percorrerlo, nel primo tratto almeno, e capirle comunque i concetti. Questo non è banale, la geologia non è una materia così semplice da spiegare. Noi siamo, come sono Fenti, siamo sempre a disposizione per le scolaresche, e direi che quasi tutte le scuole qui della Valle del Bioys, ma anche di Agordo, dei compressori vicini, ci hanno chiesto di accompagnarle in qualche escursione, per cui non è importante che il ragazzo capisca che quella è una claraia, il nome scientifico di un fossile, ma che sappia che c'è, e se un giorno vuol tornare, sa e torna sicuramente con entusiasmo, con voglia di imparare. Certamente. Adesso vediamo anche l'aspetto turistico, la Malga Borbrusà, che presto ritornerà a risplendere. Quando il turista salirà a Malga Borbrusà o anche alla Malga Ailac, per dire, non andrà solo a mangiare, a guardare le mucche, voglio dire, ma
tornerà indietro con un bagaglio culturale ben, ben diverso. Sì, è quello che noi ci auspichiamo. Uno se cammina impara qualcosa, poi mangia anche meglio, insomma, no? Per cui sia a Malga Bosch Brusà, sentiero geologico puro, che i pannelli esplicativi a Malga Ilac o anche a Baita Calciatori, che abbiamo fornito gratuitamente, possono aiutare a fare da motore, a capire un po' di più di questa bellissima valle e a imparare qualcosa, insomma, oltre che a mangiare meglio in questi rifugi. Chiaramente. La cosa anche straordinaria di questo sentiero geologico per la nostra comunità è che, oltre alla grande passione che lega il professor Fenti, il quale mi coinvolge, ci sono associazioni di volontari, IATO, Tiro Soccorso Alpino e anche l'Unione Ladin, che spesso fanno la manutenzione al sentiero. Quando ci sono stati grandi eventi in primavera o quando è stato Vaia, ci siamo ritrovati il sentiero pulito da queste associazioni assieme agli alpini, che quindi vuol dire che anche la comunità ci tiene a tenere in piedi questo sentiero e a far conoscere la propria terra, insomma. E qui a questa associazione non abbiamo altro che dire grazie, perché lo fanno a titolo gratuito, tante volte anche senza che venga richiesto, ci puliscono e sistemano, mettono in sicurezza le parti del sentiero.